cosa ti senti di dire a questa piazza? No, sicuramente è una piazza importantissima quella di Bari e io mi auguro che, come abbiamo dimostrato, di dare il massimo, sia in allenamento che sia in partita, perché è una piazza che merita tanto. E quello che posso dire è che non vedrà mai una squadra che si abbatte oppure che non combatte fino alla fine, questo voglio dire. Quando il portiere ha il pallone grosso, che cosa chiede? Di impostare la mano grande a voi? Sì, lui è stato molto chiaro fin dall'inizio. Lui vuole che il portiere giochi la palla, però senza rischiare nulla. Quindi nel momento in cui c'è qualche pericolo bisogna calciarla, quindi la calciamo quando vediamo che la squadra si abbassa oppure la squadra avversaria si alza tanto, quindi nel momento in cui invece c'è la possibilità di giocarla la giochiamo tranquillamente. E ce ne sono portieri che mi piacciono, però sono dell'idea che se uno vuole ambire a qualcosa di grande deve avere una sua personalità e una sua forza. Per esempio ieri hai visto la partita della Roma, hai visto il portiere della Roma? Sì, Alisson. Sì. No, è un ottimo portiere, poi giocando a quei livelli cioè non puoi dire un qualcosa che non va a cioè non posso dire che lui demerita quei palcoscenici, però è un ottimo portiere dove secondo me con gli anni a venire, con la giusta esperienza, potrà fare grandi cose. Sui calci di rigore come te la cavi? Se trovo l'angolo giusto lo prendo. Altre domande? Hai già esordito a Modena contro la Fiorentina, se non sbaglio, hai firmato un contratto quinquennale se 96, senti parecchia fiducia in sì, assolutamente, sin dall'inizio, sin dalla mia scelta, perché poi è stata una scelta che mirata, una scelta che ho portato avanti sin dall'inizio, dal primo momento in cui mi hanno detto che c'era Bari, che mi dava l'opportunità di firmare un contratto lungo, quindi ho sentito subito la fiducia della società, ho parlato con il mister, quindi io sono venuto qui per crescere e per lavorare e per far sì che nel momento in cui c'è bisogno io devo dare sempre il massimo e devo farmi trovare pronto. Secondo te è più importante disputare un campionato di Serie B alle spalle di un portiere importante come Vigai o un campionato di Serie C da titolare? Dipende da come, secondo me, da come guardi il tuo cammino, cioè nel senso è importante dare continuità alle partite e quindi fare un campionato di Serie C tutte le partite, però è anche importantissimo non giocare, però magari essere in panchina ed allenarti con gente di calibro che ha giocato in Serie A, e quindi con il ritmo del pallone e il calcio è tutto diverso, cioè cambia tutto.